Chiudi gli occhi e cerca di ricordare il 2013, le dimissioni di Papa Ratzinger con conseguente incoronazione di Papa Francesco, la nascita del principe George, royal baby, figlio di William e Kate, la Costa Concordia raddrizzata dai fondali dell'Isola del Giglio mentre prosegue il processo a Capitan Schettino, Leo Messi che vince il suo quarto pallone d'oro consecutivo e Guardiola che viene ingaggiato dal Bayern di Monaco. Sono passati ben 11 anni e all'epoca il mondo era decisamente differente. Cosa c'entra tutto questo con Pokémon? Per parlare della mega evoluzione dobbiamo per forza di cose partire da lì. Io sono Luca Toselli, questo è Nerd Retro. Allacciate le cinture di sicurezza della macchina del tempo. Stiamo per fare un bel viaggio nel passato. 6 aprile 2013, un sabato sera, come tanti. Avevo 20 anni ed ero pronto a spegnere 21 candeline dopo qualche mese. Ricordo benissimo quel momento. Mi trovavo in una discoteca, un Coca Rum in una mano e il mio iPhone 4S nell'altra. Ed è proprio lì che mi arriva una notifica. Ma come? Questo alla fine era vero? Facciamo un passo indietro, un altro. In quel periodo ero tornato ad appassionarmi a Pokémon. Il 14 febbraio del 2013 avevo appena aperto il mio profilo sul forum di Pokémon Millennium. Esatto, il San Valentino di 11 anni fa ero single e mi iscrivevo su un sito di mostriciattoli tascabili. E allora? La quinta generazione aveva tolto quel fuoco che dal 1999 era vivo dentro di me. Unima e il suo Pokédex avevano eliminato l'amore, la passione e la curiosità. Il competitivo però continuava a piacermi, ed è proprio in Black and White che ho trovato forse continuità nel giocare e il migliore metagame di sempre. Era il periodo delle lotte meteo e il mio team con Politude Lead continuava a fare vittime su Showdown. Però l'estetica degli starter di Quinte e di tanti altri Pokémon non mi piaceva. Soltanto alcuni avevano solleticato il mio gusto. L'8 gennaio 2013, però, era stata annunciata ufficialmente la sesta generazione. Chespin, Froakie, Fennekin insieme a Xerneas e Yveltal, gli unici rivelati fino a quel momento. E nel breve trailer di presentazione di X e Y abbiamo avuto subito una grande conferma. Il rispetto nei confronti del passato. Pikachu, Dratini, Psyduck e tanti altri volti noti significava solo una cosa. Una grossa inversione di tendenza rispetto alla quinta gen. Eppure mai mi sarei immaginato una simile riesumata di vecchi amici. 24 marzo 2013 viene rilasciata una locandina di un film con Mewtwo protagonista. Si stava pubblicizzando un film in uscita che andava finalmente a concludere tutta la quinta gen, con Mewtwo contro Genesect. Molto interessante, in realtà, è come possiamo vedere dalla locandina, abbiamo il Pokémon leggendario che vive nella Grotta Celeste nella sua forma base. Per qualche motivo però, in data 3 aprile 2013 iniziano a circolare delle locandine simili, ma non identiche. Pesce d'aprile un pelo in ritardo? Corocoro poteva aver scherzato con l'utenza? La mia opinione era chiara e lineare. Qualche utente del web doveva aver modificato la locandina con Photoshop. Divertentissimo bro, grande, ma ora rimetti Mewtwo. Questa roba è fake, scrivevo proprio su Pokémon Millennium. Proprio per questo, quando per la prima volta vidi la conferma di Mega Mewtwo, ci rimasi di stucco. E cos'era quello? Una forma alternativa? Un nuovo clone? Un'evoluzione di Mewtwo? No, piano, non può essere. D'accordo, abbiamo avuto Manaphy e Fione collegati, i leggendari nati tramite le uova di Arceus e degli Unknown, la fusione dei draghi, eccetera, eccetera. Ma qui si stava andando oltre, quello è Mewtwo. E Mewtwo, lo sappiamo tutti, non si evolve. Non può farlo, è impossibile anche per definizione. È generato dal DNA di Mew, l'antico antenato di tutti quanti. Un essere creato in laboratorio partendo da un fossile e cresciuto all'interno di una provetta con il patrimonio genetico di una leggenda. Ho già parlato di Mewtwo qualche video fa, vi lascio il link qui sopra nelle schede. Mi sono fatto un viaggio mentale incredibile che però potrebbe avere delle basi interessanti. Il mio stato d'animo però era combattuto. Da una parte Mewtwo era bello ed incredibilmente simile a Freezer di Dragon Ball. Questo nuovo Mewtwo che avevo battezzato come fake sembrava Majin Buu. Insomma, sembrava tutto apparecchiato per una burla di dimensioni bibliche. E a quanto pare non ero l'unico combattuto andando a rileggere i commenti del 2013. Fa schifo! Però devo ammettere che è bello. Tutto tranne quello che lo rende diverso dal Mewtwo originale. Meraviglioso commento di un utente di internet di oltre una decade fa. Però i commenti intelligenti erano ugualmente presenti. E qualcuno pensava si potesse trattare di una manovra marketing per pompare l'attenzione sul nuovo film. Come ricorderete però, mi trovavo in discoteca e stavo controllando quella benedetta notifica mentre bevevo un drink. Lo hanno confermato.
Andai da un amico in mezzo al casino e gli dissi soltanto questo. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, quindi capì al volo. Mi chiese soltanto: ma quindi, che cos'è? Sempre sul sito di Millennium ho recuperato questa news che oggi news proprio non è, e in cui si raccontava di un collegamento tra questo essere e il leggendario, senza però confermare proprio nulla. Proprio per questo motivo ipotizzai che quello potesse essere davvero e finalmente il famoso Mew3 di cui si era parlato tanto nelle leggende. E in questo messaggio che lasciai su PM c'è tutto me stesso. Lo stile mi piaceva, ma mi sembrava assurdo che potesse essere vero. La volontà di tornare indietro, accanto, era evidente. Si stava salutando Unima. La storia dei cloni mi affascinava ieri come oggi. E invece che il classico Mew3, ipotizzai un divertentissimo Mew2. Occhio, perché parlare di Mega oggi sembra banale e scontato. Ma la stessa sera dell'ufficialità di questa nuova forma anche un gigante come Cydonia si trovava sorpreso e confuso, tanto da etichettare come fake questa conferma di Pokémon Company. Sapete perché amo Kalos e la sesta generazione? Perché da aprile ad agosto rimasi lì, sul web, a scrivere e a leggere mille teorie inerenti a quella che doveva essere la nuova forma di Mewtwo. Un nuovo tipo, la conferma di quello schifo con le gambe di Sylveon, tanti nuovi Pokémon e strani modi per evolverli, come in Kei. Furono mesi meravigliosi, con tantissime notizie, risate e meme creati con il tempo. Poi, finalmente, accadde. 8 agosto 2013. Su CoroCoro vengono rivelati altri 5 Mega Pokémon. Blaziken, Lucario, Absol, Ampharos e Mewile. Che senso aveva? Qual era il collegamento tra questi mostriciattoli? Ben 3 Pokémon di terza generazione, uno di seconda e uno di quarta. Mewtwo non aveva altri compagni di canto, e dei recentissimi di Unima, nemmeno l'ombra. Ero confuso ed elettrizzato allo stesso tempo. Uno status temporaneo, da raggiungere in lotta, con condizioni limitate solo per alcuni Pokémon che sembravano quasi risvegliare il loro potere nascosto. Un po' come la logica del Super Saiyan di Dragon Ball o del Gear 50 One Piece, per intenderci. Però c'era Torchic, e la Blazikenite era già stato uno strumento etichettato come impossibile da trovare in game. Era ottenibile soltanto tramite distribuzione in un foglietto che trovavi all'interno delle confezioni di X e Y. Ma perché, dicevo io, Torchic è uno starter di terza generazione? E poi perché Mega Blaziken e non nessun altro di Hoenn? Non mi tornava. Fino al 4 settembre 2013, perlomeno. Gli starter di Kanto verranno distribuiti durante l'avventura e tutti e 3 potranno avere delle mega evoluzioni. What? Ripeto, facile dirlo adesso, ma provate a immaginare, o ancora meglio, a ricordare l'emozione di quel momento lì. Charizard, Blastoise, Venusaur, vecchi miei. Guardate da dove siamo partiti e guardate dove siamo arrivati. Il nostro lucertolone, tra l'altro, tornava al nostro concept originale con il monocorno. Una citazione di livello che emana nostalgia da tutti i pori e che possiamo trovare anche nell'artwork originale del set base. Ma se Torchic e i 3 starter di Kanto potevano assumere questa nuova forma, allora potevano farlo anche tutti gli altri starter. Non è vero? Sbagliato. Ma non era finita qui. 11 settembre 2013. Non solo le evoluzioni intermedie degli starter, ma su CoroCoro vennero rivelati anche Mega Carchomp e di nuovo Mega Mewtwo? No, non lo stesso, ma un altro, e per quanto mi riguarda, anche più brutto. Mewtwo aveva 2 forme differenti, una per X e una per Y. Mi state dicendo che il Pokémon DNA per eccellenza poteva contare sul cromosoma X e sul cromosoma Y per ottenere forme differenti? Sensato? Non sensato? Beh, dipende da che parte la guardiamo. Cioè, prima da rispondere a una domanda molto semplice quanto difficile e anche importante. Che cos'è esattamente la Mega Evoluzione? Provo a darvi prima la risposta semplice. Uno status che un Pokémon può ottenere momentaneamente tramite l'utilizzo di un mega cerchio con inserito una pietra chiave, con un legame particolare con il proprio allenatore, ma il Pokémon deve assolutamente tenere la propria mega pietra. Un antenato di Ornella a scoprire i segreti della mega evoluzione, trovando una Lucarite e una pietra chiave. Si dice che 3000 anni fa, per via dell'arma suprema di Azeta e dei poteri di Xerneas e Yveltal, si generarono queste mega pietre a partire da semplici pietre evolutive. Il fenomeno sembra quindi essere sia naturale sia artificiale allo stesso tempo.
abbiamo elementi di entrambe le tipologie come vero e proprio trigger per la nascita della mega evoluzione. Mewtwo è un Pokémon creato in laboratorio, eppure le sue mega pietre esistono. Come mai? È impossibile che siano nate in natura se lo stesso Mewtwo non esisteva in natura. Questi concetti verranno approfoniti in Leggende Pokémon ZA? Mi auguro di sì, dato che anche lo stesso nome del gioco va a richiamare lo stesso AZ, che è lo stesso che aveva avviato questa arma suprema e che viene sicuramente dal passato. Abbiamo ancora dei buchi di trama da questo punto di vista che vanno completati con un terzo capitolo della serie. Ottobre 2013. Greninja, le mega di Gengar, Gyarados e Aerodactyl. Ragazzi, furono momenti altissimi. Ma quando venne ufficializzata la seconda forma di Charizard, beh, lì andai giù di testa. Ero in università e apparve la foto di questo signorino qui. In quel momento decisi di acquistare entrambe le versioni per avere la possibilità di ottenere entrambi i Charizard. In data 12 ottobre 2013, alle ore 15:30, acquistai il mio 3DS bianco XL insieme alle versioni di Pokémon X e Pokémon Y. Un totale di 257,99 euro. I miei primi stipendi derivati dalla consegna delle pizze finirono in prodotti Pokémon. Tanti anni passati, ma una passione sempre viva e sempre accesa. Io credo che questo video sia stato un bellissimo ricordo di come si arrivò a quel cambiamento radicale che torna oggi, dopo 11 anni, e permette di chiudere quel cerchio che è ancora aperto. Forse esagero, forse qualcuno non sarà d'accordo con me, ma credo che la mega evoluzione sia una delle meccaniche migliori di tutto il franchise. Un'idea semplice e efficace, dove forse, ma anzi senza il forse, rubata agli amici e cugini di Digimon, ma che ha dato nuova linfa vitale al brand. Serviva a ripartire dai veterani, da quei giocatori storici che iniziavano ad avere la barba, ma che hanno iniziato da bambini con il proprio Game Boy Color. Proprio loro che avevano scommesso e generato la fortuna di Nintendo e Pokémon Company. Il modo migliore di sfruttare il fattore legato alla nostalgia. Qualcosa di immortale ancora oggi e che ha generato anche questo stesso canale su YouTube. Amo le mega evoluzioni, sia per concetto sia per ricordi. E credo che in Leggende Pokémon ZA troveremo tante nuove mega evoluzioni di Pokémon che non avevamo ancora visto prima. Ho in mente di portarvi un video anche su quello. Arriverà presto. L'importante è supportare tutti i contenuti di questo canale con un mi piace, un'iscrizione e un commento. Avete vissuto quel 2013 con i leak e le conferme delle mega evoluzioni oppure no? Devo anche dirvi la verità. Il fatto che siano scomparse da tanti anni mi ha procurato un po' di tristezza. E il fatto che siano invece tornate fuori con i remake di terza generazione mi ha gasato tantissimo. Altri Pokémon che potevano mega evolvere. Ecco, spiegato perché c'era Blaziken ma non quegli altri. Ed è finita qui? No, non può e non deve. In Leggende abbiamo visto che gli starter sono diversi dal solito. Hanno già delle forme alternative di loro, ma non c'è una vera e propria generazione di riferimento. Sarà così anche con la Kalos di Leggende ZA? Oppure avremo la possibilità di far mega evolvere gli starter di sesta generazione? Domande a cui oggi ancora non abbiamo una risposta. Certo è che Pokémon ci ha insegnato una cosa fondamentale, e cioè cercare sempre di accontentare i videogiocatori. La quinta generazione oggi è universalmente riconosciuta come quella con la trama migliore, ma per tanti giocatori, me compreso, è stato anche il momento di allontanamento dal brand. Hanno cercato una sorta di reboot e non è andato benissimo dal punto di vista delle vendite. Dovevano fare qualcosa di forte e invertire una tendenza. Ed ecco perché sono nate le mega evoluzioni. Cercare di andare avanti, ma allo stesso tempo strizzare l'occhio, fare l'occhiolino a quelli come me che volevano guardare anche indietro. E d'accordo, i remake sono una roba, ma sono sempre la stessa cosa riproposta. Ecco perché proprio le mega evoluzioni sono riusciti a creare anche delle timeline alternative. La Hoenn del Game Boy Advance, quella di Rubino, Zaffiro e Smeraldo, è una Hoenn dove la mega evoluzione
banalmente non esiste. La Owen del 3DS, invece, è una Owen cambiata proprio grazie all'arrivo della Mega Evoluzione. Forse lì ha iniziato a complicarsi un pochettino il concetto di linearità della linea del tempo di Pokémon, anzi, senza il forse, è andata così. Però serviva anche qualcosa di più audace, e credo che questa cosa poi abbia fatto breccia nel cuore di tutti noi, è che se siamo ancora qui nel 2024 a parlare di Pokémon, alla fine abbia funzionato. Però so per certo che quell'idea originale non si è completata, non si è conclusa. Ce l'hanno spiegato in fretta e in furia, e se dal punto di vista della trama la quinta generazione è tanta roba, sulla sesta abbiamo tanto da ridire. Eppure io oggi ricordo con maggior affetto la sesta per via del Pokédex, dei Pokémon e di alcuni regalini che ci hanno lasciato. Ognuno di noi gioca Pokémon per un motivo: per la trama, per il collezionismo, per battersi, quindi le battaglie, il competitivo, per divertimento, per tornare bambini. Non c'è un modo giusto o uno sbagliato. Sicuramente la Mega Evoluzione però è riuscita ad accontentare tutti o quasi. Ma ora sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. La cosa buffa però è pensare che noi giocatori la ricordiamo ancora con affetto dopo tanti anni, ma alcuni Pokémon soffrono e soffrono tanto durante la Mega Evoluzione. E qui forse potremmo tornare ancora una volta alla trama di Quinta. È giusto utilizzare i Pokémon come se fossero degli strumenti o comunque per farli battere e tenerli all'interno delle Pokéball? Oppure no? Il mondo di Pokémon è un mondo perfetto o un mondo di ipocriti e opportunisti? Queste sono domande veramente filosofiche. E non dimentichiamoci che in Pokémon si è parlato tantissimo di una grande guerra degli anni passati. E che forse in Kanto una guerra era accaduta davvero, e forse Kanto è il punto d'inizio, è in realtà il punto finale. Ci sono tanti piccoli indizi sparsi ancora nella timeline Pokémon, e forse non solo nel tempo ma anche nello spazio. Ma questo è ancora più bello perché ci permette di fare mille congetture e teorie, e ovviamente video come questo. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima.